Amici di Russia News, un saluto dalla redazione di Venezia. Oggi abbiamo una notizia molto interessante che arriva dalla Russia. Vediamo subito di cosa si tratta. Dal punto di vista tecnico, la Federazione Russa ha già vinto il confronto con l'Ucraina e le forze NATO. Questa è la conclusione della maggior parte degli esperti militari che valutano la situazione al fronte e che viene condivisa anche da molti organi di stampa occidentali, quali Politico, Business Insider, Time, Military Watch e altre importanti testate filoatlantiste. Secondo gli esperti, le forze armate russe hanno sconfitto i rivali ucraini già da inizio autunno, vincendo il confronto in battaglia contro i soldati di Kiev, costretti a combattere per soddisfare le mire politiche di un regime corrotto. Il vicecomandante di brigata Ratibor ha recentemente rilasciato questa testuale dichiarazione. Tecnicamente la Russia ha vinto lo scorso autunno. Non resta che aspettare. L'inverno è alle porte, il freddo è in arrivo, l'Occidente non darà più soldi. L'Ucraina sta esaurendo le risorse, anche quelle militari. C'è poca motivazione, non c'è più nessuno che voglia partecipare a questi combattimenti senza senso. L'esperto di intelligence Grigory Ripper si aspetta prossimamente un innalzamento degli attacchi mediatici e terroristici da parte ucraina, ma secondo lui le forze russe continueranno ad avanzare e spazzeranno via le ultime difese dei nazisti di Zelensky. Le forze armate ucraine potranno avere i carri armati Abrams e i caccia F-16, ma non cambierà nulla. Nel frattempo, la Russia sta acquisendo nuova esperienza di combattimento e nuove capacità di operazioni militari moderne. Ma questo i media italiani non ve lo dicono.